Ciao, oggi vediamo il train beat. Ciao, Enrico Parolin. Oggi ho deciso di mettere insieme due cose, uno stile musicale ed una tecnica. Parliamo del train beat. La motivazione è semplice, perché al suo interno ha qualche trap, qualche trabocchetto. Sono i colpi singoli, piano e forte, quindi gli accenti sui colpi singoli. Utilizzando le spazzole, o comunque puoi utilizzare tranquillamente le bacchette, funziona così il train beat. Hai due piano e due forti, due piano, uno forte ed uno piano, ed è in questa maniera qua. Aggiungiamo cassa e charleston. Quando si utilizza questo sistema qua con le bacchette cambia leggermente, perché il train beat suona utilizzando anche un drag in questa maniera qua. Adesso andiamo a sentire tre basi, una slow, una medium e una fast. Queste tre basi arrivano direttamente da questo fantastico libro di cui ho parlato più volte, Survival Guide of Modern Drum. Se ti va, insomma, ti metto il link in fondo. One, two, Interessante, lasciamo le bacchette per utilizzare le spazzole. Un consiglio: lasciate stare il charleston, perché a questi tipi di velocità qua ci lasciate le scorze con il piede sinistro. Andiamo. 1 2 1 2 1 2 3 4. Come potuto notare, una delle cose importanti da farsi in questo stile è utilizzare la Mohler Technique, però insomma ne parleremo in un altro video. A questo punto non mi resta che ringraziarti, guardate, una buonissima giornata, dirti che il PDF di oggi lo troverai, è un po' scarno, però insomma ci sarà. Seguimi nei miei social, Facebook, Instagram, il mio sito internet www.enricoparolindrums.com. Insomma, spero che anche oggi tu ti sia divertito, sei venuto con me nel insomma, fare un po' di country nel Texas o nel periodo western, insomma, dei cowboy. E ci vediamo presto. Alla prossima, ciao ciao, da Enrico è tutto.